Ciao a tutti, sono Cinzia Maccagnano e sono molto felice di essere presente con un mio spettacolo, con uno spettacolo della mia compagnia che è La Bottega del Pane, di essere presente in questo cartellone a Petralia Sottana e grazie, devo dire, grazie al vostro direttore artistico, a Santi Cicardo, che ci ha voluto fortemente. Io sono veramente felice di essere riuscita a trovare questa possibilità. Buonasera, io sono Miriam Scala e sono la regista e l'autrice di Macallè, uno spettacolo che vedrete qui nella vostra stagione a Petralia. Spero che veniate a vedere questa favola moderna che vi racconta di una donna che si è battuta negli anni 70, ma che in realtà ci racconta una storia che ancora oggi ha tante tante cose da dirci, costruendo con un piccolo dettaglio, con una piccola storia, la grande storia, il grande mosaico dell'emancipazione femminile. Vi aspettiamo. Grazie a tutti, ciao. Un amore di Dino Buzzati è un meraviglioso romanzo da riscoprire in teatro per chi l'avesse già letto o invece per chi non l'ha letto, veramente da scoprire per la prima volta. Ed è una storia molto attuale, il viaggio di un uomo che si innamora di una giovanissima prostituta. Ed è l'occasione per Buzzati per smascherare questo maschilismo che si annida nella mente di quest'uomo degli anni 60. Lo porteremo in giro e saremo anche a Petralia Sottana, che ho nel cuore perché l'ho visitata e torno a visitarla spesso, e quindi ci vediamo a maggio. Ciao a tutto il pubblico di Petralia Sottana, sono Andrea Saitta, sono regista, autore e attore dello spettacolo La Locandiera Esprit des Pommes de Terre, che è una riscrittura della Locandiera di Goldoni in chiave contemporanea, che ha debuttato nel 2018, con cui ho vinto un premio internazionale di regia. Gio Petrosino e il delitto del barile, una commedia noir divertente scritta e diretta da me, Marco Cupella, liberamente tratta dal romanzo di Salvo Toscano, Gio Petrosino e il delitto del cadavere nel barile. Vi aspettiamo numerosi al Teatro Grifeo di Petralia Sottana, giorno 7 giugno 2024. A presto. Questo è un messaggio d'invito per gli spettatori del Teatro Grifeo. Il 15 marzo sarò in scena nel vostro teatro con il mio spettacolo Le Mille Bolle Blu, scritto da Salvatore Rizzo e diretto e interpretato da me, che sono Filippo Luna, e prodotto da Nutrimenti Terrestri. Sono molto felice di aver ricevuto questo invito e non vedo l'ora di venirvi a conoscere per poter celebrare insieme il rito del teatro. Buongiorno a tutti, volevo darvi il mio saluto. So che stamattina siete in conferenza stampa per presentare la stagione del teatro a Petralia Sottana e voglio dirvi che sono felicissimo di far parte di questa stagione con Uno Nessuno Centomila, che è uno spettacolo di Alessandra Pizzi che portiamo in giro da tanti anni e ormai 6 o 7, non sono sicuro. E col quale troviamo sempre tanto, 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 tanto affetto dal pubblico che riempie sempre il teatro. Questa è una cosa bellissima perché il teatro è una comunità, è un posto dove si sta bene e si incontra gente con cui si sta bene. Buonasera a tutti voi, sono Roberta Sciortino e parlo a nome della compagnia Sincro Teatro. E ci dispiace moltissimo non essere lì con voi, però insomma per motivi organizzativi non abbiamo fatto in tempo, ma ci teniamo a presentarci e a presentare soprattutto lo spettacolo. Lo spettacolo Lumina sarà presso il Teatro Grifeo il 22 febbraio all'interno della rassegna Sottocielo, secondo movimento Aria. Ed è uno spettacolo molto particolare rispetto al panorama drammaturgico odierno. È uno spettacolo in maschera, è uno spettacolo silenzioso, ma in cui le parole si trasformano in gesti e musica.